Buongiorno di nuovo, benvenuti a tutti. Siamo qui con i nostri tre relatori che a breve vi presenterò per parlare anche noi qui di bellezza in una declinazione particolare che è la bellezza nelle relazioni. La domanda di fondo che vorremmo porci qui oggi è: ma le relazioni possono davvero essere tutte belle? E dove sta questa loro bellezza? Oppure ci sono delle situazioni in cui le relazioni sono problematiche, sono difficili, sono allontananti addirittura, no? Invece che avvicinare alle persone. Chiederemo tutto questo, ma anche molto di più, poi insomma li ascolterete parlare, hanno delle ricchissime esperienze tutti e tre, ai nostri relatori che presento in rigoroso ordine alfabetico. Quindi abbiamo Chiara Giannelli, che fa di mestiere la responsabile delle risorse umane per Tiper. Ecco, scusatemi, questa parte la leggo perché ho paura di dimenticarmi qualcosa, che è l'azienda della mobilità del territorio, però lei non è qui ovviamente in questa veste, ma è qui perché fa da anni la volontaria in carcere con l'associazione Il Poggeschi, che è stata fondata dal gesuita padre Fabrizio Valletti. Ecco, in tale ambito di volontariato, in quest'opera di volontariato in carcere, Chiara si occupa in particolare del coordinamento della redazione di Ne vale la pena, che è una redazione composta da volontari e da detenuti, e da 3 anni con questa testata collabora anche con Il Messaggero Cappuccino. L'obiettivo di questa esperienza redazionale in carcere è ovviamente quello di dare voce a un mondo che spesso non viene ascoltato, non viene visto e ci si rifiuta di comprendere nella sua complessità. Ecco, il secondo relatore è Enzo Romeo, che è medico USMAF, adesso leggo la sigla, Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera della Croce Rossa Italiana. In estrema sintesi è medico responsabile per tutti gli sbarchi nei porti calabresi. E ultimo ma non ultimo, fra padre Giovanni Salonia, che è un padre cappuccino, frate cappuccino, come vedete, è psicoterapeuta, è direttore della scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt, che ha sede a Ragusa, Roma e Venezia, è docente all'Antonianum, alla Gregoriana, all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, è autore di numerosi saggi, qui ricordiamo che potrete trovare anche nella libreria del Festival, qui ricordiamo Danza delle sedie e Danza dei pronomi sulla terapia gestaltica familiare, che è l'ultimo libro che ha scritto, e a me così è piaciuto... Ne ho letto uno che mi è piaciuto particolarmente, quindi mi piace citarlo, che è Sulla felicità e dintorni, tra corpo, parola e tempo, sono entrambi editi dal Pozzo di Giacobbe. Ecco, io ho quasi finito, vorrei rubarvi ancora 2 minuti, proprio 2, perché il primo compito di un moderatore è quello di moderare se stesso, quindi 2 minuti per inquadrare un pochino meglio il tema e poi lasciare la parola ai nostri relatori, perché siete qui per ascoltare loro. Allora, la frase che ha dato il titolo a questo incontro, lo sapete tutti, è tratta dal Testamento di San Francesco, no? Il titolo di questo incontro è Dall'amaro al dolce, incontro all'altro. La frase completa da cui è tratta questa piccola immagine, Dall'amaro al dolce, dice nella sua completezza: il Signore dette a me, frate Francesco, di cominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia, e allontanandomi da loro ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo, e in seguito stetti un poco e uscì dal secolo. Ecco, quindi noi stiamo parlando di relazione e intuiamo subito che la relazione di fronte alla quale ci pone Francesco non è una relazione tranquilla, non è una relazione positiva di per sé. Ci parla della relazione con il lebbroso. Il lebbroso è una persona all'epoca emarginata, che viveva fuori dalla città, che era brutta,
perché aveva delle parti del corpo che marcivano, che mandava cattivo odore, che metteva a repentaglio la propria salute, la propria sicurezza, e che ricordava, rimandava in qualche modo l'immagine stessa della propria fragilità. Cioè chiunque poteva ammalarsi e poteva trovarsi in un attimo ai margini della società e incamminato verso la morte, una morte terribile. Ecco, eppure Francesco ci dice che tutto questo amaro, tutta questa problematicità a un certo punto è diventata dolcezza, no? Si è trasformata in qualcosa di dolce. Come è stato possibile questo? Perché è nata la relazione. Francesco abbraccia il lebbroso, lo abbraccia, e con lui abbraccia anche tutto quello che di lui gli faceva paura e tutto ciò che faceva, gli faceva paura anche di se stesso. Ecco, quindi qui è già una pista di riflessione dove immagino che poi i nostri relatori si concentreranno. Non è la bellezza che crea la relazione, anche perché se noi pensiamo alle nostre relazioni quotidiane, quelle di tutti i giorni, se fosse questo il motivo che ci spinge a relazionarci con gli altri, probabilmente non avremmo molte delle relazioni che abbiamo quotidianamente, non le avremmo. Ecco, quindi non è la bellezza che spinge la relazione, ma è la relazione che ci rende belli. E la relazione che crea bellezza, se però è una relazione autentica, cioè se la persona viene davvero in qualche modo abbracciata, accolta. La relazione in qualche modo quindi trasfigura, dà un altro volto, mentre la non relazione sfigura l'altro perché lo minimizza, gli toglie valore, mentre invece la relazione gli attribuisce valore. Ecco, qui mi permetto una citazione, so che siamo in un ambito appunto francescano, per cui me la permetto perché è un ambito dialogico, e vorrei citare Lutero. Abbiamo ricordato lo scorso anno i 500 anni dalla pubblicazione delle sue tesi. Ecco, Lutero diceva una cosa molto bella nella cosiddetta disputa di Heidelberg. Dio non ci ama perché siamo belli, ma ci fa belli perché ci ama, cioè amandoci ci fa belli. Ecco, lo stesso possiamo dire accade nelle nostre relazioni, che sono o dovrebbero essere specchio della relazione con Dio. Ecco perché quindi una rete di relazioni pienamente riuscite fanno di un uomo o una donna degli esseri umani pienamente riusciti e quindi belli. Io con questo ho finito e lascerei la parola ai relatori. Faremo due giri di domande, un primo giro di domande cominciando da padre Salonia, che è un po' ha una lunga esperienza, però qui in questo contesto è un po' il teorico di tutta la faccenda, per cui ci aiuterà a entrare in profondità in questa vicenda, in questo episodio francescano, e poi andremo con Chiara Giannelli e con Enzo Romeo. Quindi un primo giro di domande e un secondo giro di domande. Bene, allora, dicevamo un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora per le risposte. Allora, padre Giovanni, che cosa ci dice, anche da un punto di vista psicologico, che poi è il tuo specifico, ma anche antropologico e spirituale, il passaggio del Testamento di San Francesco che è stato scelto come tema di quest'anno? Grazie della domanda, Sabina, buongiorno a tutti e pace e bene. Il mio compito è di inquadrare teoricamente il meno francescano, nel senso che a Francesco piace la pratica e quindi ci attrezziamo per ascoltare le esperienze pratiche, però è necessario forse una riflessione su questo brano che è stato letto e che è certamente è un capolavoro nella storia della spiritualità. Inquadriamolo bene, 2 minuti. Questo brano è l'inizio, l'incipit del Testamento grande. Voi sapete che San Francesco ha lasciato 2 testamenti, se forse anche qualche altro che non abbiamo. Il primo l'ha scritto a Siena in aprile, molto bello, molto sintetico. Poi in settembre scrive questo chiamato Grande Testamento. E il Testamento di San Francesco è veramente interessante perché rispetto anche alle vite
Celano, gli altri. Perché il testamento è importante? Perché è Francesco che parla alla fine della vita, sta per morire, morirà dopo pochi giorni, e Francesco detta il testamento, che è la sintesi vibrante, carne della sua carne. Tutte le altre cose sono varie riflessioni che fanno, ma la bellezza del testamento è che l'eredità. Il testamento è lungo veramente, diciamo, però la prima parte è fantastica da un punto di vista anche poetico, perché è la prima parte è segnata dal verbo dare, donare. Il Signore mi diede. Ed è bello che sono 5 volte che Francesco dice il Signore mi diede. E cosa gli ha dato? Vedete com'è bello finire la vita dicendo, non come fanno tutti i testamenti, io nelle piene facoltà della mente decido. No, il testamento di Francesco inizia dicendo il Signore mi diede, nella mia vita è stato il Signore e mi ha dato 5 doni, che poi sono 3 sostanzialmente, e cioè i doni di 3 fratelli: il fratello lebroso, il fratello Cristo e la Chiesa che oggi è Cristo, e il fratello frate che mi sta accanto. Francesco in questa, direi in questa, in questo cantico delle creature nuovo, perché il cantico delle creature riguarda il creato, a tranne la parte del perdono, qui c'è il cantico che riguarda le relazioni. E per Francesco le relazioni costitutive della sua esperienza cristiana sono 3 fratelli: Cristo, il fratello che ti è vicino, il frate, il fratello che ti è lontano. In questa, direi, triplice fraternità Francesco vede la sua esperienza cristiana. Scendiamo adesso brevemente sul brano che abbiamo ascoltato. Guardate, Francesco dice: l'avvenimento più bello della mia vita è aver cambiato gli occhiali. Prima mi faceva ribrezzo vedere i lebrosi e poi ho cambiato gli occhiali. Ma questo cambio degli occhiali come è avvenuto? Noi tutti, quando parliamo di fraternità, parliamo dell'altro, della relazione, pensiamo subito: quale sforzo devo fare? Immaginiamoci il lebroso e noi pensiamo: io cristiano vedo il lebroso, scappo, devo sforzarmi di abbracciare il lebroso. No, tutto questo non è l'esperienza di Francesco. Guardate che bello questo verbo che Francesco introduce. Prima dono, tutto è dono, abbiamo detto, il Signore mi diede. La vita di Francesco finisce così: il Signore mi diede. E poi c'è un altro verbo che è premessa di ogni relazione. Avevo, era troppo amaro, mi faceva ribrezzo vedere lebrosi. E contrariamente a colui che ha detto volli, sempre volli, fortissimamente volli, Francesco non usa questi vocaboli. Francesco dice: il Signore mi condusse da essi. È stupendo. Ci si va dall'altro in un atteggiamento di fratello se si è condotti dal Signore. E immaginate la scena, quando il bambino ha paura di prendersi la medicina, ha paura di fare un incontro, la mamma lo conduce. La Bibbia dice: l'innamorato ti condurrò nel deserto, il Signore mi condusse da essi. Non è stato frutto della mia volontà, altrimenti dopo sarei diventato bravo. Io sono bravo, e questo è già importante. In tutte le nostre accoglienze, se noi rimaniamo i bravi che accogliamo, se noi rimaniamo i bravi che dobbiamo insegnare agli altri come vivere, siamo falliti. La vera accoglienza è interesse di imparare dall'altro. E infatti Francesco cosa dice? Il Signore, guardate che bello, mi condusse da essi e imparai dai lebrosi la misericordia. Non c'è empatia che regga, l'empatia è finita da un certo punto di vista, nel senso che io posso essere comprensivo, accogliente dell'altro, ma se mi metto nella posizione di colui che deve insegnare, non può imparare dall'altro, anzi sono così buono che l'accolgo, non sono nello spirito di Francesco. Il Signore mi condusse da essi
e imparai da essi, bellissimo. Si va dall'altro per imparare, non per insegnare. E poi le altre due battute termino. Mentre mi allontanavo, ciò che mi sembrava amaro mi fu convertito in dolcezza dell'animo e del corpo. La frase citata è questa conversione, ma questa frase è di una pregnanza, direi, indicibile. Cominciamo. Mentre mi allontanavo. Francesco non sente la dolcezza di stare con il lebbroso mentre ci sta, quando lo abbraccia, dopo. Dal punto di vista anche di cammino spirituale, non possiamo aspettare di essere pronti, dobbiamo consegnarci al Signore che ci conduce, perché verrà dopo la dolcezza, non viene subito. Allontanandomi da essi, dice Francesco, non dice stando con essi, andando verso essi, no, allontanandomi. Tu devi prima rischiare di fidarti del Signore, lasciarsi condurre, e se ti lasci condurre avviene un miracolo, il cambiamento dell'amaro in dolce. Ma anche qui Francesco ha un intuito che precede i secoli: dolcezza dell'anima e del corpo. Ma che motivo c'era di mettere il corpo? Poteva dire dolcezza dell'anima. Noi che siamo spirituali avremmo messo dolcezza dell'anima. E poi, in un contesto medievale in cui il Papa Innocenzo III, prima di essere eletto Papa, aveva scritto da teologo un libro che aveva sostanzialmente questa tesi: quanto schifo fa il corpo, detto in termini brutali, ma il libro che aveva scritto Innocenzo III era così. Francesco dice dolcezza dell'anima e del corpo. C'è una sapienza francescana incredibile, perché dice la vera dolcezza non può essere solo dell'anima, perché la dolcezza dell'anima finisce, la dolcezza dell'anima diventa dolciastra. La dolcezza vera che ti dà il Signore prende l'anima, ma prende il corpo. Francesco sa, non ho finito, Francesco sa che se non prende il corpo non funziona niente. Quando parla al ministro provinciale come accogliere il frate peccatore, di cosa dice? Se lui non ti chiede perdono, guarda, i tuoi occhi devono essere misericordiosi. La misericordia non è qualcosa di aereo, la dolcezza non è qualcosa di aereo, è qualcosa che deve entrare nell'anima e nel corpo. Vediamo dopo qualche altra cosa. Grazie padre Giovanni, molto interessante questa riflessione sul dopo, sulla dolcezza che viene dopo, perché noi spesso ci aspettiamo molto da noi stessi, no? Perché siamo noi i soggetti, crediamo. Ecco, dunque, parliamo di dolcezza, parliamo di amarezza. Chiedo a Chiara Giannelli, in carcere, che gusto c'è? Buongiorno a tutti. Beh, è proprio la domanda da cui siamo partiti. Siamo, dico, perché ho cercato di condividere questo intervento con gli amici dell'associazione, ma anche parlando con le persone detenute che incontro in carcere. E quindi ci siamo posti la domanda, a partire dall'episodio del lebbroso, dove appunto si parla di gusto. E in carcere che gusto c'è? Dopo vi dirò qualcosa, senza pretendere di dare una risposta esaustiva, ci mancherebbe, non abbiamo la verità in tasca. Però voglio fare una premessa. Prima Sabina ha detto che il nostro compito, uno dei nostri obiettivi, è anche quello di dare voce alle persone che non ce l'hanno, perché sono di là dal muro, attraverso il nostro lavoro di redazione. E allora, così, butto lì una provocazione a voi che ci ascoltate, e partendo da un articolo scritto da una persona detenuta, Daniele, che scrive ai nostri lettori della nostra redazione: dimmi come ci leggi e ti dirò che lettore sei. Posso dire: dimmi come ci ascolti e ti dirò che ascoltatore sei. Quindi cito un frammento di un suo articolo.
La prima categoria a cui potresti appartenere è quella dei lettori che non hanno pregiudizi e cercano di abbandonare gli stereotipi sulla nostra condizione sociale, si spera momentanea. Per questo probabilmente ti immergi empaticamente nella nostra sofferenza e nel nostro disagio e riesci ad apprezzare i nostri articoli, fatti di idee, di spirito di rinnovamento e spesso propositivi, con un occhio al nostro tentativo di uscire da qua come uomini migliori. La prima categoria. Nel caso in cui tu non fossi questo tipo di lettore o di ascoltatore, potresti essere un membro della seconda categoria di lettori, che temo, ahimè, essere la più numerosa. A questa categoria, infatti, appartiene chi ci punta il dito contro, fermandosi al nostro essere colpevoli e al fatto che ci troviamo in carcere per pagare il nostro debito con la legge. E parlando di carceri, si potrebbe parlare delle condizioni per niente dignitose in cui ci troviamo, ma questo è un altro discorso. Una parte di me lo capisce, anche Daniele lo capisce, che c'è la nostra pancia che punta il dito. Lo dico senza remore, ma allo stesso tempo ci tengo a dire che non siamo solo il reato che abbiamo commesso. C'è molto di più da vedere in noi e in ciò che scriviamo. Quindi questa è un po' la provocazione che vi lancio, cioè come vi sentite, come vi posizionate rispetto al tema carcere. La domanda in carcere, che gusto c'è? Abbiamo scritto un abstract, quindi vi dirò il sottotitolo a questa domanda e poi cercherò di articolare, stando nei tempi, poi mi si dirà se sto sforando. In carcere che gusto c'è? Nell'oltrepassare il muro verso spazi anonimi e poco accoglienti, gli odori, i suoni, i colori respingono chi viene da fuori. Si respira la pesantezza del vivere e i volti che si incontrano raccontano la sofferenza dell'esistenza reclusa. Questo lo diciamo dal nostro punto di vista, cosa vedono i nostri occhi quando entrano. Questi volti chiedono disperatamente una via di uscita. L'incontro col desiderio di vita, di libertà, di ripartenza è duro e fa paura, perché spesso mancano le risposte. Quasi mai ci sono, ma vabbè. Ma è anche il terreno per diventare compagni di strada, cercando insieme tutto il dolce che c'è nell'amaro quando si prova con fatica a camminare insieme. E anche qui, sempre come controcanto, cito velocemente un articolo di un altro ragazzo che frequenta la redazione, che si intitola «Ogni città ha il suo recinto, punto di domanda». L'invito per la cittadinanza è di non vedere questo recinto grigio come un tabù, ma come una risorsa su cui investire per avere una società migliore attraverso il reinserimento della persona detenuta, seguendo l'esempio di chi nel recinto quotidianamente semina buona volontà e operosità, senza dimenticare che questo è innanzitutto un luogo di sofferenza nel quale le persone sono relegate in spazi angusti, piccoli e sovraffollati, dove si è distaccati dalla società perché colpevoli di aver sbagliato, e questa condizione fa molto male. Per questi motivi tutte le attività sono ben accette. Mi fermo perché poi... Siamo quindi in una delle discariche sociali, una delle... dove abitano i lebbrosi del giorno d'oggi, dove ci sono le persone che ci fa comodo non vedere. Le strade che portano in carcere, e questo vale sia per i detenuti che per i volontari, sono tante, ok? Cioè le strade dei detenuti ovviamente sono legate al loro reato, alla loro storia, e quindi quello che dico in primo luogo è che è sbagliato generalizzare. Non esiste il detenuto, esistono le persone detenute. Vale anche per i volontari, non esiste il volontario, esistono le persone che scelgono di fare un'esperienza. Le strade che ci portano lì sono tante.
è comunque un percorso, l'abbiamo detto prima, un incontro, un andare verso, un entrare, sperando di poter uscire, uscire, come dire, esistenzialmente. E le prospettive durante l'esperienza in carcere, qui sto parlando dei volontari, via via cambiano, ovviamente si acquista consapevolezza, ci si ricrede su certe cose. Possiamo dire, l'abbiamo condiviso anche con gli amici dell'associazione, è un andirivieni fra l'amaro e il dolce non si conquista una volta per tutte, ovviamente. Ma c'è un'insidia, e questa la voglio dire, un dolce artificiale, stucchevole, un punto di partenza, a mio parere sbagliato, che è quello di sentirsi bravi, buoni, l'ha già detto anche, è stato detto anche nell'intervento precedente. Andiamo a salvare il mondo, noi siamo i buoni, entriamo e salveremo il mondo, no? Questo secondo me è un atteggiamento, è un gusto che potrebbe apparire dolce, ma è solo qualcosa di stucchevole, di artificiale. La strada che ci porta dentro può essere curiosità, e non demonizziamo anche la curiosità, il desiderio di senso, il desiderio di impegno, ferite personali, situazioni esistenziali che ci hanno fatto, che ci hanno messo a confronto col male. E soprattutto perché non accettiamo lo stereotipo del buono e del cattivo, forse perché abbiamo un desiderio di giustizia profonda, non di quella che dice hai sbagliato e devi pagare. C'è di più il discorso della giustizia, soprattutto se si è in un cammino spirituale, se si pensa al Vangelo, se si pensa a quello che ci ha detto Gesù sulla giustizia. È un impegno politico. E 30 secondi sull'attuale situazione, il contratto di governo, io dico dei fatti, sull'esecuzione penale rischia di riportarci indietro di diversi anni, appunto sul senso della pena. Ci sono slogan che sentiamo dire spesso, non mi dilungo, ve li dico solo, vi butto lì così gli spunti. La certezza della pena, leggi svuota carceri, sono degli slogan che ci si mettono in testa per probabilmente portarci lontano da un senso di giustizia profondo, ma è solo quella giustizia che dice hai sbagliato e devi pagare, e se posso butto anche via la chiave. La soluzione qual è? Nel contratto di governo costruiamo nuove carceri. Vi dico il fatto, poi ognuno si posizionerà. Quindi, allora, questo è un po', ho un po' cercato di descrivere i percorsi che possono portare i volontari, le persone che scelgono di fare un'esperienza in carcere. Quindi è un viaggio oltre il muro, è un viaggio fisico, ma è anche un viaggio esistenziale, appunto. È un confronto col male e le nostre vite, nessuna delle nostre vite è immune dal male fatto, dal male subito. Questo è un punto che ci accomuna. Velocemente sulle persone detenute, non so quanto tempo ho, c'è 2 minuti, mamma mia, c'è un mondo, i lebbrosi di là dal muro, no? Queste persone che hanno tante storie. Direi che la lebbra è la mancanza, la privazione affettiva, la privazione della sessualità, la povertà materiale, la povertà di valori. Ci sono anche tanti svantaggi oggettivi, come lo svantaggio di istruzione, lo svantaggio sociale. Quindi non possiamo generalizzare, le storie che portano le persone dentro al carcere a scontare una pena sono tante. L'istituzione totale che è il carcere tende a omologare, a infantilizzare, a deresponsabilizzare e a vittimizzare, che è tutto il contrario, qui avevo qualche citazione di articoli ma la salto, che è tutto il contrario di quello che invece si dovrebbe fare per portare la persona alla consapevolezza della sua storia, al recupero.
come si trova il dolce attraverso tutta questa amarezza? Beh, sicuramente con un atteggiamento non assistenzialista, appunto, questo è il nostro punto di vista anche come associazione, ma un mettersi a fianco, un condividere limiti, errori, perché anche noi che siamo fuori dal muro qualche errore forse l'abbiamo fatto, magari non era un reato, però quindi condividere le nostre storie, restituire anche quello che può essere un privilegio, perché forse molti di noi hanno il privilegio di un'istruzione, di una condizione sociale che li ha preservati dal reato. C'è anche una dimensione sociale del reato, per cui ecco, forse abbiamo qualcosa da restituire. Cito San Basilio: all'affamato appartiene il pane che metti in serbo, all'uomo nudo il mantello che conservi nei tuoi bauli, agli indigenti il denaro che tieni nascosto. Commetti tante ingiustizie quante sono le persone a cui potresti dare tutto ciò. Forse non è pane, forse non è vestito, ma abbiamo dei privilegi da condividere. E quindi, percorso... Un minuto solo? Ok. Percorso di condivisione, un mettersi a fianco, l'esperienza della redazione che da 6 anni con tanta fatica però portiamo avanti. Abbiamo un gruppo di giornalisti, nessuno è professionista, tantomeno io, ma cerchiamo di dare voce. Abbiamo collaborazioni con diverse testate. Qual è la cosa bella, il salto di qualità? È che si lavora in gruppo, che ci si confronta, che si alza la testa dal proprio ombelico, che si sta insieme e che a volte si ride anche, si prende un caffè insieme, ma si hanno degli obiettivi, delle scadenze, si discute e a volte si litiga anche, si parla di temi di interesse collettivo, di affettività, di sessualità, di lavoro, di politiche carcerarie, di salute in carcere. Abbiamo di integrazione, del tema degli stranieri, che è, poi dopo se ne parlerà, ma in carcere è rilevantissimo. Abbiamo la responsabilità di elaborare pubblicazioni, informazioni, di avere degli ospiti, molti ci vengono a trovare in redazione. Le nostre collaborazioni sono, allora, noi pubblichiamo su un portale che è Bandiera Gialla, la nostra rubrica si chiama Ne vale la pena, pubblichiamo su Bologna 7, inserto di Avvenire, su Piazza Grande, su Messaggero Cappuccino, che ci dà l'opportunità, ci ha dato l'opportunità per esempio nel 2018 di confrontarci sul tema dell'ospitalità, delle promesse, della perseveranza, dell'obbedienza. Ecco che lì, in quella redazione, intorno a quel tavolo, siamo compagni di strada, impariamo a vicenda, come prima è stato detto. Scusate se ho sforato. Non hai sforato perché abbiamo cominciato alle 11:10, quasi un quarto, per cui finiamo dopo un'ora. E anche questa relazione, questo discorso, questo approfondimento che ci ha fatto Chiara, penso che sia ricchissimo di spunti. Io ritengo soprattutto la frase "non siamo solo il reato", lo dicono le persone che si trovano in carcere, ma penso che chiunque di noi non voglia essere identificato con i propri errori, no? Sarebbe proprio una maledizione che ci toglierebbe la vita. Passiamo adesso a Enzo Romeo. Abbiamo detto medico, responsabile di tutti gli sbarchi nei porti della Calabria. Ecco, io a Enzo chiedo: dove si nasconde la bellezza negli incontri con chi arriva in Italia e scende da un barcone? Grazie, buongiorno. Ringrazio intanto l'organizzazione per avermi invitato. Io vengo a Reggio Calabria. Sono un medico che lavora per la Croce Rossa, mi occupo del cordone sanitario agli sbarchi. Che cos'è? Praticamente sono tutte quelle attività mediche che servono per tutelare la salute dei migranti e la salute degli italiani prima che i migranti tocchino il suolo della nostra nazione. Naturalmente ora gli sbarchi sono decisamente diminuiti, anche se il materiale umano che arriva ora
è più sofferente rispetto a quello di prima, perché purtroppo questi uomini, queste donne, questi ragazzi, queste ragazze rimangono molto più tempo sul territorio libico, e quindi diciamo che ecco, dove stanno non è un posto straordinariamente bello, no? Reggio Calabria è il terzo porto di sbarco in Italia. Io ho visitato più o meno insieme a un collega, perché siamo due, a una collega, circa 130.000 ragazzi profughi, e praticamente Reggio è considerato in questo momento il porto di sbarco più umano dell'italiano. Perché? Perché abbiamo puntato sull'incontro, proprio sulla possibilità di incontrare l'altro non come profugo, non come numero. Noi nelle nostre relazioni ci rifiutiamo di scrivere il profugo numero 37. Ora, le parole sono importanti, e abbiamo... E tante volte è difficile poter dare un nome, no? Perché i profughi spesso, anzi sempre, arrivano senza alcun documento, senza nulla. La bellezza dello sbarco sta nel fatto che lì si incontra l'essenziale. Non tutto quello che c'è attorno, ma proprio l'essenziale. I ragazzi profughi arrivano nudi, fisicamente nudi, senza scarpe, scalzi. All'inizio noi pensavamo che non avessero le scarpe perché sono poveri. Noi consideriamo la povertà questo, no? Abbiamo invece scoperto, con il passare degli sbarchi e degli incontri, delle cose che sono inimmaginabili per noi. I profughi arrivano senza scarpe perché i trafficanti di uomini, prima di salire sui barconi, gli fanno cacciare le scarpe. Non capivamo perché. Alla fine abbiamo scoperto che questo succedeva perché ogni paio di scarpe pesa 300 grammi, 400. Se tu cacci a tutti le scarpe, puoi mettere altri 30, 40 bagagli umani su un barcone. Questa cosa è per noi oggettivamente inimmaginabile. La bellezza dello sbarco sta nel fatto che impari tu a non essere solo compassionevole, ma a comprendere. La bellezza è la conoscenza, la bellezza di poter sapere veramente qual è la verità, e non puoi farlo a Piazza Maggiore, perché sei circondato da persone come te, che conoscono la realtà secondo i parametri che hai tu. Io ho una cosa che si dice spessissimo di questi tempi, in questi tempi difficili che viviamo, complicati, no? Che è in corso una guerra tra poveri, no? Tra i poveri italiani e i poveri che arrivano dal terzo mondo. Ecco, non c'è assolutamente nulla di più sbagliato su questa cosa, ma non da un punto di vista sociologico, proprio da un punto di vista pratico. Perché se io chiedessi alla signora della prima fila com'è il povero di Bologna, che caratteristiche ha, come lo riconosciamo, no? La signora mi risponderebbe nello stesso modo di come risponderebbe un cittadino di Reggio Calabria. Il povero di Bologna o di Reggio Calabria è un uomo e una donna che non arriva alla terza settimana del mese,
che è costretto a vendere la macchina e va a piedi perché non ce la fa più, perché ha difficoltà a portare i figli a scuola. Questo è il povero. Il massimo del povero da noi è il povero che deve rivolgersi alla Caritas. Ecco, i poveri che ho visto io, e ne ho visti veramente tantissimi, sono la ragazza di 16 anni e il ragazzo di 17 anni che io incontro sotto la tenda e che devo visitare, perché è uno dei miei compiti, e devo visitarlo per individuare soprattutto le malattie infettive, soprattutto quelle della pelle, eccetera, eccetera, tipo la scabbia, queste cose. Quindi sono obbligato a vederli totalmente svestiti, totalmente nudi, quei pochi vestiti che hanno addosso. Ora, proprio per una questione di buon senso, io mi accompagno sempre a un traduttore, a qualcuno, perché spesso ci sono donne, e spiego e provo a spiegare loro che sono un medico e che li visito per tutelarli, per aiutarli, no? E a me è capitato questa coppia di ragazzi, non so se fossero una coppia o dei fratelli o dei cugini, a cui faccio spiegare al mediatore che ero un medico e che stavo facendo questo tipo di lavoro per venire incontro alla loro salute. Vedevo che la ragazza mi guardava con uno sguardo perso nel vuoto, come se non capisse, ma io capivo che, sapevo che lei capiva, perché c'era un traduttore che parlava proprio la sua lingua, il tigrino, erano ragazzi eritrei, no? E i miei parametri, quando continuavo a vedere che non reagiva, che aveva lo sguardo perso nel vuoto, il mio parametro di occidentale, di medico occidentale, mi faceva pensare, ho pensato, questa ragazza probabilmente ha dei problemi mentali, cioè non capisce, avrà probabilmente un trauma da... cercavo di capire. Alla fine, dopo un po', abbiamo capito qual era il problema. La ragazza non reagiva perché non capiva la parola medico. Perché in 17 anni in Eritrea non aveva mai visto un medico, non sapeva che cosa facesse un medico. Allora questa è la povertà. Gli eritrei, la maggior parte degli eritrei che arrivano, vengono presi in giro già sui barconi dagli altri profughi, perché non riescono a comunicare. Quelli che vengono dal Sudan, dal Mali, dal Gambia, eccetera, si fanno capire un po' in francese, un po' in inglese, qualcuno in arabo. Noi a Reggio, per riuscire a parlare con gli eritrei, abbiamo dovuto fare venire un mediatore da Napoli, perché chi conosce il tigrino? Che non è nemmeno una lingua ufficiale, è una specie di dialetto, no? E, ecco, gli eritrei vengono presi in giro perché non riescono a parlare alcuna lingua se non questo tigrino. Perché in Eritrea c'è un signore che gestisce l'Eritrea da più di 20 anni, che ha chiuso scuole, ospedali, giornali. Allora, questi sono poveri e non sono gli stessi poveri italiani. Sono un altro parametro di povertà. E noi non possiamo in Piazza Maggiore chiacchierare dicendo è una guerra tra poveri, perché non è una guerra tra poveri. In uno sbarco anomalo, perché ci sono pure gli sbarchi anomali, quelli non ufficiali, quelli che voi non sapete, ma ad esempio da luglio e agosto già ne ho fatti 14, quindi non è che non arrivano più i profughi, arrivano con questi sbarchi anomali, sono degli sbarchi con delle barchette dove sono 60, 70, non di più, no? In uno di questi sbarchi anomali è sceso un ragazzo che
durante la traversata, avendo messo due dita tra i due barconi, si era mozzato totalmente le due dita e aveva un panno che teneva chiuso la mano. Quando è sceso e io l'ho preso, naturalmente mi sono reso conto che non era una patologia che io potevo curare direttamente sul molo, serviva un chirurgo ortopedico, e quindi ho chiamato la nostra ambulanza per fare salire questo ragazzo sull'ambulanza. Il ragazzo era accompagnato da due donne, da due ragazze. E quando gli ho chiesto di salire sull'ambulanza, si rifiutava di salire e noi non capivamo. Ecco un altro parametro, no? Un altro dei nostri parametri che dobbiamo smontare, no? Chi di noi sta male è chiaro che vuole subito un supporto sanitario, subito vuole avere un'ambulanza, un ospedale dove andare. Ecco, lui si rifiutava di salire e non capivamo perché. Poi approfondendo, dopo un quarto d'ora abbiamo capito che non, siccome le due ragazze che erano con lui, noi le avevamo, naturalmente non potevano salire sull'ambulanza, no? Dovevano rimanere lì, e avevamo messo un poliziotto vicino le due ragazze per naturalmente tutelarle, per prendere tutti i dati in modo poi da permettere che venissero riunite con con quest'uomo che doveva andare in ospedale. Ecco, lui non voleva andare in ospedale perché pensava che le due ragazze fossero in pericolo, perché vicino a loro c'era un uomo in divisa. Capite? È un parametro spaventoso. La bellezza del diritto: noi quando vediamo un tutore dell'ordine ci sentiamo più tranquilli. Questi uomini, questi ragazzi, queste donne sono invece terrorizzati dalla presenza delle forze dell'ordine, comunque di uomini in divisa, perché spessissimo, continuamente in Libia vengono stuprati, vengono picchiati, vengono massacrati, vengono lasciati senza acqua e senza cibo per giorni. Non si può prendere un ragazzo in coma perché non beve da 14 giorni. Capite? È intollerabile. Noi siamo una grande nazione, siamo un grande popolo, non possiamo rimanere così silenziosi, perché è in gioco la nostra civiltà. Grazie. Grazie Enzo, credo che non ci siano parole da aggiungere in questo caso. Fronte a questa bellezza dell'essenziale, che è un essenziale terribile. Torno a Fra Giovanni, abbiamo ancora un quarto d'ora, quindi vi chiedo di rispondere in 3-4 minuti, una battuta. Io non sono una francescanista, non sono un'esperta, una storica, però alcuni leggono questo amaro di cui parla Francesco come se fosse una sorta di suo senso di colpa, no? Cioè come se questo amaro che lui aveva provato era un disagio verso se stesso per non essere stato capace subito di andare incontro all'altro, al lebbroso. Ecco, io volevo chiederti, come possiamo noi porci in modo costruttivo di fronte alle relazioni che in qualche modo ci spaventano, ci fanno paura, ecco, vediamo non positivamente? Grazie della domanda. In effetti c'è una frase che ci può aiutare a comprendere questo ribrezzo, questa difficoltà che ha Francesco come una sua difficoltà. La frase è: l'altro è sempre oltre di me. È chiaro che la relazione deve essere vista come la possibilità di scoprire parti di noi inesplorate. Quando Francesco abbraccia il lebbroso, non solo è condotto dal Signore, quindi
si lascia condurre, ma si scopre che lasciandosi condurre scopre parte di sé inesplorata. Quindi quando Francesco si bloccava di fronte al lebbroso, bloccava una parte di sé. In questo senso l'altro è sempre colui che mi porta a scoprire orizzonti dentro di me inespressi. Oggi noi sappiamo che lo straniero per eccellenza siamo noi a noi stessi. Abbiamo molte parti di noi che non conosciamo. Possiamo dire che le parti più belle di noi possiamo scoprirle solo quando andiamo dall'altro. L'altro è l'oltre di me. E questa è la sfida. E la sfida di Francesco non è quella di dire in modo un po' così, tipo maquillage, vedere nell'altro Gesù, come se l'altro facesse il ribrezzo. Non è quello il problema, di vedere Gesù nell'altro. No, no, ma di vedere l'altro come lo vede Gesù. C'è la capacità di cogliere che cosa l'altro mi può dare. E a questo punto scopriamo, e termino, che la vera bellezza, diceva Dostoevskij, che salverà il mondo, non è la bellezza chiaramente estetica, ma dice Dostoevskij, la vera bellezza che salverà il mondo è quella che risplende in un volto che rimane buono dopo aver pianto, dopo aver sofferto. Questa è la bellezza, rimanere buoni anche quando l'altro ti ha fatto soffrire. E io credo che la bellezza più bella del mondo, della storia umana, sia Maria Addolorata, perché abbraccia contemporaneamente il figlio ucciso e gli uccisori. Questa è la bellezza più bella della nostra storia. Grazie Padre Giovanni. A Chiara, ecco, immagino siano molti gli episodi che ti sono rimasti impressi, no? Che ricorderai, ma ce n'è stato uno in particolare che può essere paragonato in qualche modo all'episodio dell'incontro di Francesco con il lebbroso? C'è un episodio che ti ha cambiato, che ti ha dato una prospettiva nuova alla tua vita proprio? Proverò velocemente, stando nel tempo, a non dirne solo uno, non ci riesco, però alcuni flash, anche perché così possano essere un po' da stimolo all'approfondimento e alla riflessione. Anni fa mi è stato proposto di fare un laboratorio in una sezione veramente degli ultimi negli ultimi nel carcere, che sono i sex offender, ci sono anche i pedofili, e io così ho dovuto fare un bel percorso per accettare questa proposta, però l'ho accettata e ho pregato molto su Matteo 5, che mi colpisce sempre tanto: il sole splende sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti, piove sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti. E ho fatto l'esperienza e ho incontrato persone, come dice Padre Martini, anche nella notte più profonda si può incontrare la luce. Questo è il primo punto. Un'altra sezione molto problematica è quella dei tossicodipendenti. Quest'estate abbiamo fatto un laboratorio di musica, sono al 90% stranieri. Quando sono arrivata in saletta, io ho tanta esperienza, volevo scappare. Degrado di tutti i tipi, sporcizia, persone veramente povere anche materialmente. Non ci si riusciva neanche a parlare perché c'erano anche dei problemi linguistici. Quindi volevo scappare, ma ci siamo annusati, ci siamo guardati, abbiamo cominciato a comunicare e poi attraverso la musica abbiamo fatto un'esperienza bellissima. Ma la cosa più bella è stata che il primo giorno uno di loro ha detto: domani questa saletta sarà pulitissima. E ci hanno accolto il giorno dopo in una saletta coi fiocchi, cioè quello sporco non c'era più. Quindi anche la cura, la bellezza che aiuta così proprio ad aver cura gli uni degli altri. Alcuni casi personali, vado a uno solo, ce ne sono tanti, no, anzi due, ma veloci. Allora, stare vicino agli ergastolani è come stare sotto la croce, quindi c'è questa
così esperienza di vivere una sofferenza che sembra non avere via d'uscita, e questa esperienza ovviamente mi ha cambiato. Chiudo, perché si parla di bellezza invece, quindi anche con una nota positiva, con la storia di un amico, forse il primo detenuto che ho conosciuto, che dopo 20 anni, da pochi mesi, esce in permesso. Anche lui fa parte della redazione, e vi, con la sua voce, vi dico come vede la bellezza. Dopo 20 anni è uscito in permesso, la pena è ancora in corso. Ultimamente ho ottenuto il beneficio dei permessi premio, e così ogni tanto metto i piedi fuori. Quando capita, sono giorni intensi ed è sempre una bellezza, un piacere. Che bellezza poter alzare lo sguardo e guardare verso un orizzonte infinito e non limitato dai muri di cemento e dalle inferriate che, come si suol dire, ti fanno vedere il cielo a scacchi. Che bellezza sentire odori diversi, poter sentire la fragranza del pane fresco o di paste e pasticcini passando davanti a un forno. Certo, c'è lo smog, ma questo non ce lo facciamo mancare nemmeno in carcere, con il fumo delle sigarette, specialmente in inverno, con le finestre spesso chiuse. Che bellezza pranzare in compagnia davanti a una bottiglia di vino buono e sorseggiarlo con parsimonia, perché non si è più abituati, dato che in carcere è vietato per timore di abusi e alterazioni. Che bellezza toccare cose off limiti in carcere, piatti di ceramica, posate d'acciaio, bicchieri di vetro. Che bellezza non sentire il solito rumore di cancelli e di chiavi ed avere invece l'occasione di ascoltare il silenzio. Cita Dostoevsky, quindi lo devo citare. Io non so se è vero, ma Dostoevsky dice che la bellezza salverà il mondo. Certamente la bellezza e il piacere di questi giorni hanno allietato il mio cuore e mi hanno fatto un po' rinascere. Grazie Chiara. L'ultima domanda è per Enzo. Il lebbroso abbiamo detto che fa paura, no? Ecco, immagino che tu sei un medico, quindi sei abituato comunque ad affrontare certe problematiche, però come hai affrontato le tue paure nell'incontro con questi migranti che arrivano da noi? Sì, allora io qui rivolterei un po' la domanda. Io credo che tutti abbiano diritto ad avere paura, però hanno un altro dovere, quello di conoscere e di informarsi. Perché la paura nasce dall'ignoranza e chi ha paura non pensa, e chi non pensa non è un uomo. Ci è capitato anche un caso di lepra, proprio come il lebbroso di San Francesco, uno solo, non veniva dall'Africa, veniva dall'Oriente. E allora ci si può spaventare per una cosa di questo genere. Bah, dipende dal fatto se tu conosci la malattia oppure no. 216.000 casi di lebbra quest'anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha certificato. E la lebbra non si trasmette toccando una persona, non si trasmette poggiandosi a qualcuno sull'autobus. È una patologia che si sviluppa in 5-6 mesi di contatti continui all'interno della stessa famiglia. Molti scienziati ritengono che nemmeno addirittura con il contatto diretto, ma attraverso le goccioline di plugs, che sono queste goccioline che noi mandiamo mentre respiriamo, no? E come questo tante altre malattie, la scabbia è una di quelle malattie che può creare questa difficoltà, questa paura, no? Ma noi che siamo gli italiani, che abbiamo una storia sanitaria straordinaria, che abbiamo inventato qualsiasi cosa, compresa questa la camera a pressione negativa, che
gli americani ci hanno chiesto, proprio per le malattie trasmissibili, no? È una struttura con la quale, se io ho un sospetto che una persona è infettiva da un punto di vista proprio respiratorio, io la metto dentro questa barella e posso portarla a migliaia di chilometri senza che mai questa persona venga a contatto con l'aria circostante, no? Allora io non ho più paura per i problemi delle malattie, perché abbiamo tutti gli strumenti per controllarla, per controllare tutte le patologie che possono essere portate. Io ho un'altra paura invece, e con questo concludo, la paura di dover scegliere. Se io chiedessi al signore di prima fila, se si trova su una barca di salvataggio e ci sono delle persone in acqua che stanno affogando e lei deve scegliere, perché una sola ne salva, perché non ha il tempo, gli altri non sanno nuotare, affondano e affogano, lei come dorme la notte poi? Questa è la paura che io ho vissuto in queste estati. Io ho vissuto la paura di non trovare le parole giuste per dire alla ragazza di 22 anni incinta da 3 mesi che il ragazzo che aveva accanto, il suo ragazzo, all'impiedi era morto e non aveva avuto lo spazio per cadere, e quindi lei pensava fosse vivo. La mia grande paura è non avere le parole giuste. E concludo dicendo questo: vale la pena impegnarsi in questo campo? Io credo di sì, almeno fino a quando con il nostro operato possiamo indicare a qualcuno un sogno che può ancora realizzare. Grazie.